Sì, bersagliatemi pure, ma confermo ciò che ho scritto nel titolo. Senza Ibra siamo la stessa squadra dell'anno scorso, senza se e senza ma. Partita per me buttata via perché senza Ibra siamo elementari, si vede troppo che siamo troppo giovani e si vede troppo che sbagliamo. Cose che la gente di esperienza non sbaglia. Partiamo dal fatto che nel primo tempo potevamo tranquillamente, e qua, anche qua, mangiare, ma secondo me mettevamo il gol nel primo tempo e il raddoppio inizio del secondo tempo, assolutamente. Lì l'ha fatto due tiri. Scarsi in porta, abbiamo sprecato due contropiedi veramente in maniera assurda. Due contropiedi che a cose normali 9 volte su 10 li tiri dentro. Abbiamo trovato il gol con Mister Foglia, ovvero Castiglieco, che ok ha fatto un gol, ma secondo me, a parte quello, non ha fatto assolutamente una partita brillantissima. Io l'ho vista su First Row, vista a spezzoni perché 3 minuti sì, 1 no per ricaricare la pagina. Ma ragazzi, io ho sempre detto che le squadre giovani ci stanno se tu affianchi giocatori di esperienza. E come giocatori di esperienza non bastano Kjaer e Ibrahimovic, c'è bisogno di qualcosa di più. E purtroppo questo qualcosa di più, questi sono i momenti in cui qualcosa di più serve, diresti. Beh, ma senza Ibra abbiamo vinto 3-0 in casa con lo Spezia, abbiamo vinto 2-0 a Frosinone, a Crotone, scusate. Abbiamo fatto un buon secondo tempo contro lo Sparta Praga, abbiamo pareggiato a Lille. Sì, sti cazzi, ma sono il minimo. Cioè, sono il minimo. Sono il minimo che una squadra chiamata Milan dovrebbe ipoteticamente fare. Noi invece abbiamo buttato via la qualificazione, perché ora il Lille se vinceva andava sicuramente alla fase di eliminazione diretta, perché sarebbe andato noi a 6 punti insieme allo Sparta Praga, Lille sarebbe andato a 10 e quindi in sostanza chiuso il discorso. Qualificazione che rimane aperta, ragazzi, purtroppo giocare in Europa League impone di passare il girone per primi, quindi c'è da sperare che il Lille pareggi o con lo Sparta Praga, che è già successo, o col Celtic, che noi si vinca le altre due partite. Il punto, signore, è questo, che se sei in Champions League, lasciando stare i soldi che prendi di differenza rispetto all'Europa League, se sei in Champions League, non passi il girone come primo, perché se lo passi per primo becchi le seconde, se lo passi per secondo becchi le prime, ok? Ma se sei in Champions League, se passi il girone come secondo, soprattutto sei nel girone una squadra come Barcellona, come Real Madrid per l'Inter, come il Borussia Dortmund per la Lazio. Se passi come secondo, sei nella Champions League, sei tra le migliori 16 d'Europa, va bene. Cioè, ovvio che secondo me la Lazio non vincerà mai la Champions League, o almeno quest'anno non la vincerà, ma penso passerà tanto prima che la vinca. Però insomma, passare il girone è già qualcosa. In Europa League non lo puoi fare questo discorso. In Europa League non puoi dire mi accontento di passare per secondo. Ci siamo già passati, ci stavamo per passare 2 anni fa, e poi siamo schizzati fuori l'ultima giornata. Non puoi dire, vabbè, passo come secondo, mi accontento. No, non ti devi accontentare. Perché se passi come primo, becchi le seconde. Ma se passi come secondo, se sei soprattutto tra le peggiori seconde, ti becchi quelli che sono scesi dalla Champions League. E lì ti fanno il culo. Perché quest'anno dalla Champions League ci scenderà il Red Bull Lipsia, e ne sono sicurissimo che il Red Bull Lipsia scenderà. Scenderà comunque una squadra che è piuttosto noiosa come la Dinamo Kiev. E nei gironi dell'Inter, ragazzi, non si sa chi scenderà. Tutto è ancora prevedibile. E quindi, ragazzi, c'è da fare a maggior ragione attenzione a queste cose. Partita di oggi buttata via. Intanto, prima di tutto, non ho capito i cambi. Cioè, Levi, ok, che davanti non è tanta scelta. Ti manca Leo, ti manca Ibrahimovic. Metti Rebic punta, che non è il suo ruolo preferito. E poi a un certo punto tocca sostituirlo per mettere Colombo. Punto su Colombo. Ragazzo d'oro, 18 anni, gioca nel Milan. Ma non possiamo affidarci ai raccomandati, signori. Non possiamo sperare che Colombo
ti possa risolvere una partita. Non puoi mettere Colombo quando devi vincere una partita. L'hai fatto con Bodo Glimt, hai vinto a culo, ma era Bodo Glimt. Non puoi con una squadra di questo carattere qui far giocare un ragazzo così inesperto. Cioè, sei in Europa. Tonali, secondo me, penoso. Per non parlare di Krunic che fa un fallo e regala un calcio d'angolo al 90esimo. Krunic, ragazzi, niente, è la sua giornata, no. Oge è quel ragazzo che... avete presente quando bisogna andare da qui a qui? E tu fai una buona strada, arrivi qui e ti blocchi. Questa è l'analisi di Oge. Buon gol contro Napoli, buon gol contro il Celtic, che quando era quasi un mese fa. Oggi, ragazzi, ha sbagliato. Già trovato davanti la porta, poteva tirare e passare. Tutte e due le volte se l'è fatta togliere dal difensore. D'accordo, grandissimo intervento difensivo, siamo d'accordo, però è vero anche che avessi una squadra con un po' più di esperienza, un giocatore si avrebbe tranquillamente fatto fuori un difensore così, un giocatore di esperienza. Dopo questo, ragazzi, domenica c'è la Fiorentina e io, se posso dare un parere oggettivo, la Fiorentina è molto più forte del Lille, nonostante la situazione attuale in classifica e in rosa. Non so, ragazzi, io spero di avere veramente culo in Europa, perché è vero, siamo a un punto da Lille. Lasciamo stare che abbiamo veramente buttato via la prima partita, abbiamo sottovalutato l'avversario e sentiamo un velo pietoso, ma cerchiamo di imparare. Sicuramente abbiamo giocato con un po' più di attenzione, con un po' più di accortezza, però abbiamo capito che sì, dipendiamo da Ibra. Ibra sta salvando il Milan come Lukaku sta salvando l'Inter. È difficile da ammettere, però purtroppo è vero. Cioè, ci sta salvando il culo dappertutto. E qui mi è sembrato di vedere la stessa squadra dell'anno scorso, quando Ibra non giocava. Ovvero spesso e volentieri in difficoltà, che si crea difficoltà da sola. Anche prima del gol di Bamba abbiamo visto benissimo che ci siamo creati una situazione difensiva. Hanno alzato il pressing e siamo completamente andati nel pallone. Ragazzi, io sono preoccupato in ottica futura, più che altro dal punto di vista. Che se si passa al girone, io quest'anno me lo auguro veramente senza se e senza ma, speriamo di passarlo e di beccare un buon avversario, perché andare subito fuori ai sedicesimi non è che ne abbia tanta voglia. E poi, ragazzi, domenica ci aspetta la Fiorentina, che senza Ibra la Fiorentina è, secondo me, un bel pugno nello stomaco. L'anno scorso la Fiorentina, a Milano, ha vinto 3-1. È vero che c'era Giampaolo, è vero che era un altro Milan che non c'era Ibra. Ma ragazzi, abbiamo tranquillamente visto che siamo una squadra di gente troppo giovane e inesperta. Questo è il quanto e lo continuerò a ripetere fino a fine stagione. Vi lascio vedere che al video domani esce il video del Fantacalcio. Domani esce il video del Fantacalcio alle 3. Dovrebbe uscire, se non vado errato. Ora controllo un attimo. Sì, alle 3 esce il video della Gelato del Fantacalcio. E ci vediamo domani, appunto. Ciao a tutti, ragazzi, grazie.